Vedi, per alcuni fan di Alessandro starebbero fingendo, sono amici. Una segnalazione giunta da Yanira Marzano getta ombre su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La coppia nata pochi mesi fa all'interno di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato, i due starebbero fingendo e sarebbero in realtà solo amici. Porterebbero quindi avanti solo una farsa. A questo punto, potrebbe aver ragione Riccardo Guarnieri, che ha mostrato sempre dubbi e sospetti sulla coppia. Qualche mese fa, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare Uomini e Donne per viversi la loro storia d'amore lontano dai riflettori. Da quando hanno lasciato il programma, i due hanno continuamente postato sui social scatti della loro quotidianità, dove appaiono felici e sorridenti. Tutti quanti hanno pensato che l'ex dama avesse finalmente ritrovato l'amore accanto a Vicinanza. Tutto fino a qualche ora fa, quando è giunta una segnalazione che ha gettato ombre su questa coppia. Secondo un utente che avrebbe amicizie in comune con Ida e Alessandro, i due starebbero fingendo. La segnalazione è giunta sul profilo Instagram di Yanira Marzano, la quale l'ha condivisa immediatamente. Entrando nel dettaglio, questo utente ha rivelato che Ida e Alessandro non sarebbero davvero una coppia. Lo avrebbero confessato ad amici comuni. In più questo utente ha dichiarato, sono amici. Si fanno un viaggio, si divertono e la manfrina va avanti. Infatti se noti non si baciano mai. Una segnalazione molto pesante, visto che la coppia, da quando è uscita dal programma di Maria De Filippi, parla ovunque del proprio grande amore. Stanno al gioco, perché lei sa come funziona, si legge ancora su Instagram. Va ricordato che si tratta comunque di una segnalazione senza alcuna conferma. Questa si va a sommare ai dubbi che aveva espresso qualche giorno fa Riccardo Guarnieri proprio su Ida e Alessandro. Proprio nelle scorse ore Vicinanza ha pubblicato sul suo profilo sociale un video in cui lo si vede baciare Ida. Potrebbe essere un modo per replicare a tutte le insinuazioni. A non credere all'amore tra Ida e Alessandro anche Tina Cipollari. L'opinionista, quando i due lasciarono Uomini e Donne, aveva ipotizzato che presto sarebbero tornati in studio da single. La stessa Yanira Marzano, che ha riportato la segnalazione, non ha perso occasione per attaccare sia l'ex dama bresciana che il suo presunto fidanzato. Si attendono repliche da parte dei diretti interessati. Asnu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus.